certo, comunque... Emozioni, volontariato, impegno, studio, cultura e musica che, uniti ad una grande e appassionata partecipazione di pubblico, sono stati gli elementi che hanno rappresentato la seconda edizione del premio Esculapio, organizzato dall'associazione Tecla, attiva con iniziative nel sociale in Italia e all'estero e con il patrocinio del Comune di Arezzo e della Fondazione Arezzo Comunità. Il premio Esculapio è una rete di pace e di amore. La cosa più faticosa è stato organizzare il comitato che ha decretato loro vincitori, perché il comitato era composto dal Comune, dalla Fondazione Arezzo Comunità, dalla USL, dall'Ordine dei Medici, dall'Ordine Infermieri, dalla Fraternita, dalla Tecla. È tutto questo comitato che ha decretato i vincitori, che è stato faticoso durante l'anno fare le riunioni e mettersi d'accordo su chi potevano essere i premiati. Poi dopo qui è stato un giochino da ragazzi, perché abbiamo detto è una rete d'amore e di pace, tutti siamo d'accordo e d'amore. La cerimonia di premiazione ha visto il conferimento del premio alle tre pubbliche assistenze che operano nel territorio: Croce Rossa, Misericordia, Croce Bianca, alla Caritas diocesana e al giovane cardiologo Michele Ciabatti. Il volontariato è una scelta personale, ma per poter realizzare il volontariato occorrono mezzi e sostegno. Per esempio, il costo del diesel e della benzina nell'autoambulanza e nei servizi, nei pulmini dei servizi sociali ha un costo, e questo costo sta diventando veramente robusto. E al tempo stesso, oltre al sostegno economico, dobbiamo trovare anche le persone che lasciano il proprio piccolo io, il piccolo mondo, e passano dall'io, dalla famiglia, dal lavoro, dal quotidiano, al noi, come inteso come società, per fare un servizio umanitario. Quindi noi dobbiamo svegliarci, perché le istituzioni pubbliche non ce la fanno più a sostenere l'assistenza, in particolare l'assistenza territoriale. La salute la si difende anche fuori dall'ospedale. Molte persone stanno in casa e non trovano sostegno, e se una persona dà un'ora, due ore, tre ore per questo intervento, è un intervento umanitario, ma è soprattutto terapia, perché una persona quando dà trova una serenità interna, e di noi resta solo ciò che abbiamo dato agli altri.